L'indicativo imperfetto. Spot differences. Sentence number one. Magister discipulorum diligentiam laudat. Magister, nominativo, il maestro, laudat, predicato verbale, diligentiam, accusativo della prima declinazione, discipulorum, genitivo plurale della seconda declinazione. Il maestro loda, apprezza l'attenzione degli studenti. Frase numero 2. Magister discipulorum diligentiam laudabat. Magister, nominativo della seconda declinazione, il maestro laudabat, lodava l'attenzione, diligentia, ma discipulorum, degli studenti. Che cosa è cambiato rispetto alla frase precedente? Molto semplice, è cambiato il tempo. Non abbiamo più il presente laudat, ma l'imperfetto indicativo laudabat. Che cosa è mutato nella forma verbale? Molto semplicemente, tema del presente del verbo lauda abbiamo aggiunto un suffisso caratteristico dell'imperfetto indicativo latino che è ba. Laudat, egli loda, laudabat, egli lodava. Vediamo un altro esempio al passivo questa volta. Diane statua ab Rome incolis colitur. Allora, analisi logica. Colitur, predicato verbale, forma passiva, singolare. Statua è il nostro nominativo. Quindi la statua viene venerata. La statua di chi? Di Diane, genitivo. Quindi la statua di Diana viene venerata. Viene venerata da chi? Complemento d'agente. Ab più ablativo. Ab incolis. Dagli abitanti. Di quale città? Rome, genitivo. Dagli abitanti di Roma. Quindi la statua, nominativo, di Diana, genitivo singolare, colitur, viene venerata dagli abitanti, ab incolis, complemento d'agente, ab più ablativo, di Roma, Rome. Qui è tutto uguale a prima, ad eccezione del tempo, colebatur invece di colitur. Ed è un imperfetto passivo del verbo colo colere, che come sappiamo ha significato in questo caso di venerare, ma anche altri significati. La statua di Diana era venerata o veniva venerata dagli abitanti di Roma. Come si forma l'imperfetto indicativo? Anche qui devo prendere il tema del presente che ricavo dall'infinito presente del verbo staccando la desinenza re. Nel caso del verbo classico della prima coniugazione, laudo, laudare, avrò lauda. A questo tema, che è il tema del presente, aggiungo il suffisso caratteristico dell'imperfetto che è ba più le desinenze attive. Lauda, bam, lauda, bas, e poi anche le desinenze passive. Vediamolo nel dettaglio. Coniughiamo l'indicativo imperfetto attivo di laudo, laudare, prima coniugazione. Avremo lauda, bam, io lodavo, lauda, bas, tu lodavi, lauda, bat, egli lodava, laudabamus, noi lodavamo, laudabatis, voi lodavate, laudabant, essi lodavano. Quindi lauda più ba più desinenze attive. E veniamo al passivo. Laudabar, io ero lodato. Laudaba ris,
tu eri lodato. Laudabatur, egli era lodato. Laudabamur, noi eravamo lodati. Laudabamini, voi eravate lodati. Laudabantur, essi erano lodati. Anche qui, tema del presente, laudo, lauda, più suffisso ba, più desinenze passive,